A seguito delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni 16 e 17 maggio 2023 si sono verificati innumerevoli fenomeni di frane, smottamenti, dissesti delle sedi stradali, anche con distacco di masse lapidee nel territorio dell'Alto Mugello. Le precipitazioni di elevata intensità hanno provocato isolamenti di frazione, interruzione di forniture di energia elettrica, chiusure di viabilità, impattando sui centri abitati e sulla viabilità principale e secondaria. Le strade di competenza interessate sono le SP20, 20, 29, 32, 58, 306, 477, 610 e la SR 302 dei territori dei comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Sono stati eseguiti i primi interventi in somma urgenza per rimuovere detriti dalle strade. Sono stati avviati e sono in corso gli interventi di consolidamento dei versanti, così come sono in corso continui monitoraggi delle frane e degli smottamenti che si sono verificati. Con una nuova ordinanza, la città metropolitana di Firenze ha stabilito di confermare il transito sulla SP32 ai veicoli di massa complessiva non superiore ai 35 quintali e la velocità di 30 km/h nella fascia oraria compresa tra le 5:30 e le 21, ad eccezione dei mezzi di soccorso di pubblica utilità e di quelli impegnati nelle attività di ripristino della viabilità, cui è consentito il transito H24 e con massa anche superiore ai 35 quintali. Consentito il transito sulle seguenti strade o tratti di strade a tutti i veicoli di massa complessiva non superiore alle 20 tonnellate e velocità di 30 km/h. Ai mezzi di soccorso, ai mezzi di pubblica utilità e ai mezzi impegnati nelle attività di ripristino della viabilità anche di massa superiore. Stiamo parlando della SP 477 dell'Alpe di Casaglia, la SP 306 Casolana Riolese, la SP 58 Piancaldolese tra l'intersezione con la SP 117 il confine di regione, la SP 20 Modiglianese nel tratto dal chilometro 0,9 al confine con la SP 29. La SP29 traversa di Ludirano tra il chilometro 0 e il chilometro 3 e 5. Confermata inoltre la chiusura della SP20 nel tratto compreso tra l'intersezione con la SP29 e la località Abeto. Infine, confermata la chiusura della SP29 dal chilometro 3 e 5 fino al confine di regione.